Quanto poté durare il tuo martirio di Corrado Govoni? Abbiamo scelto di commentare una poesia di Govoni, non la solita poesia del palombaro, che è una specie di calligramma, insomma, ma abbiamo scelto una poesia di carattere storico, sulla guerra. Infatti, c'è cioè Corrado Govoni, abbiamo detto, inizialmente. Insomma, ha aderito alla avanguardia del futurismo, ha avuto poi una sua vicenda umana e anche poetica originale che si è diciamo articolata quasi quasi a toccare persino l'ermetismo poi nei decenni successivi. Questa poesia ci piace molto perché risente, come è successo anche in tantissimi altri poeti, della urgenza di raccontare, dopo la Seconda Guerra Mondiale, le cose orribili che erano successe nel corso della guerra. L'evento storico a cui si riferisce il componimento è la rappresaglia alle fosse ardeatine del 23 marzo del 1944. I partigiani del GAP di Roma, cioè dei gruppi di azione, insomma, che operavano nella città di Roma, avevano fatto un attentato nel corso del quale erano morti 32, massimo 33 soldati tedeschi. Poi però i nazisti decisero di uccidere e mettere a morte 10 prigionieri per ciascuno dei loro soldati tedeschi morti nel corso di questo attentato. È questa la tremenda rappresaglia delle fosse ardeatine avvenuta subito dopo quell'attentato dei partigiani. Govoni sottolinea il ruolo dei carnefici tedeschi e si lamenta per il martirio del figlio Aladino, che evidentemente era fra questi partigiani, insomma, tra questi antifascisti che erano stati catturati, che si trovavano nella prigione di Via Tasso a Roma e che poi furono incolonnati e portati appunto fuori dalla città per essere fucilati e trucidati, barbaramente messi insieme nelle fosse ardeatine. Infine Govoni attua una similitudine tra Gesù e il giovane figlio, che hanno conosciuto tutto il dolore del mondo in quel minuto. Anche da questo punto di vista possiamo accostare questa poesia di Corrado Govoni ad altre poesie, ad esempio di Quasimodo, con questi, o anche di Ungaretti, con questi elementi cristologici presenti nella rappresentazione poetica delle atrocità della Seconda Guerra Mondiale. Quanto poté durare il tuo martirio nelle sinistre fosse ardeatine, per mano del carnefice tedesco, ubriaco di ferocia e di viltà. Si lamenta, è disperato Govoni padre perché suo figlio è morto appunto nel corso di questa crudele repressione, e sottolinea questa ferocia, la disumanità, la bestialità dei tedeschi, carnefice tedesco, vili, vigliacchi, no? Perché presero questi prigionieri senza dir loro come mai li stavano portando via dalla prigione, no? Come il lungo calvario di Gesù seviziato. Ecco la similitudine, che è l'elemento fondamentale di questa poesia, cioè l'accostamento della vicenda di questi poveri antifascisti trucidati dai carnefici nazisti alla vicenda di Gesù, come il lungo calvario di Gesù, portati quindi a morire così come era stato portato a morire Gesù, seviziato, cioè che aveva subito delle crudeltà, delle torture, deriso e sputacchiato nel suo ansante sudor di sangue ed anima, fosse durato o un'ora o un sol minuto. Ecco, una
come dire, un'interpretazione tutta laica di quella che è la passione di Cristo, della quale però sente profondamente il dolore, la sofferenza, c'è una compartecipazione umana di fronte a colui che comunque era un uomo in quel momento, umiliato, deriso, sputacchiato, no? Tutte le vicende, se vogliamo, anche religiose, no? Che costellano la passione di Cristo, sono come un emblema, un simbolo. Pensate contemporaneamente cosa fa Guttuso con le sue crocifissioni. O addirittura anche degli artisti non cristiani, come Chagall, cioè non è necessario, diciamo così, una sintonia ideologica o religiosa. Tutti possono cogliere il martirio di Cristo come una sorta di simbolo, no? Dell'uomo ingiustamente, tormentato, torturato. Ingiustamente deriso, umiliato nel suo ansante sudor di sangue ed anima. Non importa che si tratti di una cosa che dura un'ora o solamente un minuto, è comunque un tormento, che è il tormento dell'umanità ferita, di un'umanità che deve subire una profonda ingiustizia. Fu un tale peso per il tuo cuore umano che avrai sofferto, figlio, e conosciuto tutto il dolor del mondo in quel minuto. Può darsi che il tuo tormento sia stato un tormento più rapido, ecco, anche solo un minuto, no? Confrontato ad esempio con un tormento più lungo, duraturo nel tempo, come magari quello della passione di Cristo. Non importa. Tu comunque in quel minuto lì hai conosciuto tutto il dolore del mondo. È un tale peso, sottolinea proprio l'analogia fra quello che è il sacrificio di Cristo e quello che è stato il sacrificio di suo figlio. Hai conosciuto tutto il dolore del mondo in quel minuto. Dicevamo proprio la croce di Cristo da una parte o il sacrificio in questo caso degli antifascisti. Nell'eccidio delle fosse ardeatine, come il simbolo del dolore del mondo, tutto quanto concentrato in quel minuto.